L'incontro che guarisce. Una folla festosa incontra una processione funebre. La vita che si intreccia con la morte e solo attraverso lo sguardo misericordioso di Cristo, che ha compassione per chi soffre, può rinascere e ritornare alla vita. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. È una folla festosa quella che entra in città. Gesù guida questo nuovo popolo. Un senso di speranza pervade tutti. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Una folla contraria e con sentimenti opposti va verso Gesù. Rileggendo il testo c'è un crescente del dolore. È una processione funebre, non solo di un uomo, ma di un bambino, unico figlio di una donna che ha già tanto sofferto. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Gesù entra in contatto profondo con il dolore di questa donna. Lo tocca con mano. Si lascia coinvolgere senza paura. In quanto Dio partecipa di questo dolore, è l'unico che possa dire alla donna di non piangere. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Gesù riporta in vita il ragazzo, che ritorna da sua madre. La morte non ha mai l'ultima parola. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Gesù è presentato come Dio che visita il suo popolo. Egli entra glorioso nella mia vita se lo accolgo. Tocca il mio dolore, asciuga le mie lacrime. Porta la vita dove regna la morte.